Quaresima, tempo di birre forti e corpose. Non l'avresti detto? Beh, scopriamolo assieme. La nostra storia comincia nel XVII secolo con un convento di frati venuti in Baviera dalla Calabria. Il duca Massimiliano I aveva voluto l'apertura a Monaco di un convento dei frati dell'Ordine dei Minimi di Francesco da Paola, un ordine dalle regole molto rigide. I paolani, o paulaner come dicono i tedeschi, aggiungevano ai tre voti tradizionali di castità, povertà e obbedienza un quarto voto, quello di vita quaresimale, ovvero di non mangiare mai carne, uovo o latticini se non in caso di malattia. Abbiamo detto paulaner, vi sono fischiate le orecchie? Basta un giro in qualsiasi supermercato ben fornito per trovare certe birre dei nomi monastici come Franciscaner o Paulaner, tipicamente delle Weiss, ovvero delle birre di frumento molto dissetanti. Ma cosa c'entrano le birre, la quaresima e i frati? Facile dirlo. I paulani prendevano la loro penitenza molto sul serio e durante la quaresima si proibivano il consumo di cibi solidi. La quaresima storicamente non era sempre stata così dura, anzi. Nel Medioevo l'astinenza quaresimale era spesso considerata una mera astinenza dal consumo della carne. Per sostituire la carne si suggerivano sontuosi banchetti a base di balena, delfino, anguilla o perfino anatra e castoro. In pratica, visto che l'anatra viveva gran parte della sua vita in acqua, con molta paraculagine, qualcuno andava a interpretare che l'anatra andasse considerata come un pesce e non come carne. Ma qui finiremmo a dover parlare anche delle diatriba delle famose anatre vegetali, ma è tutta una roba che sembra un fantasy, per cui magari lo facciamo un'altra volta. Banchetti con 12 o più portate di alta cucina spesso avvenivano nei monasteri più ricchi e questo dava un gran fastidio a Tommaso d'Aquino. I cuochi medievali arrivavano addirittura a imitare prosciutto e pancetta utilizzando pesce triturato o sfilacciato, come in una specie di surimi antelitteram, insomma. Tanta ingordigia e piatti così ricercati per Tommaso d'Aquino non si legavano bene alla penitenza quaresimale. E non era il solo a pensarla così. Cominciarono a nascere nuovi ordini che prendevano sul serio la vita di penitenza, come per esempio i Minimi di Francesco da Paola, che ottennero l'accettazione definitiva della loro regola nel 1506. Francesco li chiamò Minimi per ispirarsi ai minori di quell'altro Francesco d'Assisi e porli umilmente al di sotto di essi. Come detto, i Minimi erano veramente un ordine hardcore, con la loro quarta regola che prevedeva l'astinenza dai cibi solidi durante i circa 46 giorni della quaresima. Dico circa perché mi pare che le domeniche non debbano essere di digiuno. I Minimi di Francesco si diffusero principalmente in Calabria e in Sicilia, e all'estero in Francia, dove erano chiamati Buoni Uomini. Per capire come fossero i Minimi, basti pensare all'arcivescovo di Reggio Calabria, Gaspare Ricciulli del Fosso, che fece il discorso di apertura alla riapertura del Concilio di Trento nel 1561. Quando gli venne offerta la possibilità di diventare cardinale, lui, per umiltà, rifiutò. Ma la nostra storia non parla di frati in Calabria e in Francia, parla di frati in Baviera. Come detto, i Minimi vennero invitati dal duca Massimiliano I a occupare un convento a Monaco, mi pare nel 1627. I paolani erano molto poveri e dovevano lavorare duramente per sopravvivere. Se uniamo a questo il digiuno rigidissimo della quaresima, possiamo capire come letteralmente non stessero in piedi. Però potevano bere birra, che nei conventi tedeschi spesso arrivava a dosi fino a 8 litri al giorno. Lì a Monaco nacque la prima birra quaresimale, il pane liquido dei paolani. Giacché il liquidum non frangit jejunum, ovvero i liquidi non rompono il digiuno, i frati realizzarono una birra molto corposa e nutriente. Una birra forte, non filtrata, ricca di maltodestrine non trasformate in alcol e di lieviti in sospensione. Una birra anche ricca di minerali e vitamina B, come diremmo oggi. Non le solite birre che prima del Novecento servivano principalmente a rendere potabile l'acqua con un po' di alcol. Oggi magari non ci pensiamo, perché noi semplicemente apriamo il rubinetto e abbiamo l'acqua potabile, già trattata. Ma all'epoca considerate che i torrenti erano un qualcosa in cui dovevi sempre aspettarti che vi fossero pecore putrefatte e stronzi galleggianti. Pensate agli inglesi che quando vollero ridurre il consumo di birra o altri alcolici, dovettero cominciare a far bollire l'acqua per farci il tè. Questa nuova birra non era semplicemente acqua potabile, era un vero e proprio pane liquido. Ed era così buona che i frati ebbero timore di non poterla bere senza fare peccato durante la quaresima. Si racconta che mandarono un barile di questa birra al Papa per conoscerne l'opinione. Durante il viaggio verso Roma, però, il barile, che non era ben conservato, si rovinò. E così il Papa bevette una birra che era acidula e amarognola, e quindi non ebbe problemi a dire che no, bere una birra così non crea problemi per la quaresima. D'altronde non era per niente piacevole.
però magari avrebbe dato l'ok lo stesso. Basta pensare al cardinal Brancaccio che negli anni 1660, sempre con l'idea che i liquidi non infrangono il digiuno, permise il consumo libero della cioccolata calda. I buoni frati paolani però non consumavano tutta la birra che producevano. Quella che producevano in eccesso la donavano ai poveri o la fornivano nella loro taverna del monastero. E la loro nuova birra, che oggi definiremo una Doppelbock, forse la prima Doppelbock della storia, era così buona da fare incazzare gli altri birrifici cittadini. Tant'è che il primo documento che attesta ufficialmente la produzione di birra quaresimale da parte dei Paolani è proprio una lettera di protesta degli altri birrifici al governo della città nel 1634. Arriviamo ora alla Salvator, la birra quaresimale più famosa. Questo è il nome che prese la birra dei Paolani, forse, ma non sono sicuro, dal 1780, quando cominciarono a produrla anche per vendere al di fuori del monastero e non solo per vendere o per donare un po' di eccesso fatto per errore. Una vera produzione industriale con lo scopo della vendita. La Paulaner Salvator è una classica Doppelbock in cui i malti molto scuri, il malto detto Monaco, conferisce sentori molto dolci con note caramellate di cioccolata. I luppoli presenti bilanciano giusto un po' l'enorme dolcezza della birra e come potete vedere nella foto ha un bellissimo colore marrone castagna. Il nome Salvator si diffuse così tanto per descrivere le birre di questo tipo che i nuovi proprietari del birrificio, non più monaci perché il monastero era chiuso dal 1799, nel 1896 dovettero registrare il marchio Salvator per descrivere questa birra. Non potendola più chiamare Salvator, i birrifici concorrenti dovettero cominciare a inventare altri nomi, ma sempre nomi che finivano in Ator. Per esempio ancora oggi c'è l'ottima Haiinger Celebrator, ma ci sono anche birre quaresimali senza il finale in Ator, come l'eccellente Eckschlenker la Fastenbier. Ma anche la loro Urbock è un bel birrone corposo e può andare benissimo per rappresentare il concetto di birra quaresimale. Un ottimo esempio può anche essere la Buronator del birrificio Kaffbeuren, il più antico birrificio della Svevia, le cui origini risalgono al 1308. Una birra dalla schiuma molto fine, cremosa ma non molto alta. Al naso domina un profumo caramellato e di buccia d'arancia. Il sapore ha un inizio di zucchero bruciato, a cui segue caramello, un po' di prugna secca e dell'arancia candita. Corpo medio, carbonazione medio-bassa e un finale leggermente amaro che riesce a bilanciare un po' la grande dolcezza. Una bella birra di cui magari non 8 litri al giorno come i monaci di una volta, però la si beve volentieri. Tornando alla dieta liquida dei Paolani, c'è chi ha provato ad applicarla ai giorni nostri. Per esempio, Jay Wilson dell'Iowa nel 2011 seguì la dieta monastica quaresimale di soli liquidi, anzi di sola birra, e come fece? Bevette 4 birre da 33 centilitri al giorno, tranne il sabato e la domenica in cui ne beveva 5. Birre non filtrate, ricche di lieviti, ricche di maltodestrine, di minerali, di vitamine del gruppo B. Come le birre monastiche del 600. Nella descrizione del video vi lascio un link che tratta la questione. Ogni birra forniva 288 calorie, per un totale di 1152 calorie nelle giornate lavorative. Ecco come le consumava. Una birra a colazione appena arrivata al lavoro, una birra a pranzo, una birra a metà pomeriggio e una birra a cena. Una dieta molto rigida, poverissima di proteine, povera anche di calorie e infatti Wilson, che era alto 1,80 m e pesava 72 kg, alla fine dei 46 giorni era sceso a 61. Non ebbe problemi di salute ma dovette bere molta acqua per aiutare i reni nel loro lavoro del letteralmente mangiarlo vivo mentre traevano proteine dai suoi muscoli e facevano a pezzi il suo grasso per ottenere le calorie mancanti. Per quanto fattibile o piacevole, è stata veramente una penitenza del corpo. Per chi volesse seguire le orme del digiuno liquido quaresimale, vi do un consiglio per farlo in un modo un pochino più moderno. Per esempio, si può sopperire alla mancanza di proteine e quindi evitare che i muscoli vengano fatti a pezzi all'organismo utilizzando proteine in polvere sciolte in acqua e quindi comunque un liquido. Invece di bere litri su litri di birra, si possono bere soltanto 2 o 3 birre durante la giornata. Va benissimo la Paulaner Salvator o qualunque altra Doppelbock o birra corposa, fosse anche una Porter, che ti piace. Per esempio dovrebbe andare bene anche la Forst Sixtus. Non vi dico che sia una buona idea e non vi consiglio di farlo, anche perché comunque consigli di dieta non si possono dare se non si è dietologo. Però io vi dico che da venerdì scorso, e andrò avanti fino alla fine della quaresima, ho cominciato a farlo soltanto di venerdì. Non è naturalmente per motivi religiosi. Se conoscete il mio blog o conoscete Vaporteppa dovreste già sapere che io sono vicino non tanto a Papa Francesco quanto a Georg von Frundsberg che nel 1526 stava andando a Roma con 12.000 lanzichenecchi e una corda d'oro per impiccare il Papa.
e mi hanno detto spesso che nell'aspetto gli somiglio parecchio. Comunque, se volete qualche dettaglio extra su questa strana dieta che sto facendo soltanto di venerdì, guardate nella descrizione del video dove ho messo un link che rimanda al mio blog. Parleremo ancora di Bock e Doppelbock in un futuro video dedicato a queste belle birre dal sapore caramellato, inclusa la Forst Sixtus. Gran bella birra a prezzo modesto, anzi in realtà dovrei parlare di tutte le birre Forst, ci penserò a come dividere i video. Se questo video ti è piaciuto, per favore iscriviti al canale e magari vai anche a vedere gli altri video dedicati a come si analizzano le storie. Farò ancora in futuro video che parlano di birre, ma non è certo il tema centrale del canale. Al prossimo video!